Salute, dottore, quando penso a Sorrisi a Salute penso sempre a lei. Penso a lei perché lei fa tornare il sorriso e la salute, perché una bocca sana è salute, a moltissime persone. Le vorrei proporre tanti casi, un caso particolare che ho richiamato tantissimi anni fa, credo sia stata la mia prima intervista, dove una signora di Arezzo ha messo gli zigomatici e finalmente ha ritrovato 10 anni fa e a tutt'oggi sta bene il suo sorriso. Lei se la ricorda la signora Natalia? Sì, certo, un caso di 10 anni fa. Io faccio impianti zigomatici per l'appunto da 10 anni. Abbiamo tanti casi già di 10 anni fa dove i pazienti dopo 10 anni sono molto felici, sono molto contenti e anche noi. Perché la domanda è, ma quanto dureranno? Perché quando poi acquisiscono il tutto e hanno di nuovo un sorriso fisso, cominciano ad aver paura a dire, ma quanto mi durerà? Allora, queste tecniche sono tecniche particolari. Non sono tecniche in mano al dentista, sia pure bravo, consueto. Richiede una profonda conoscenza del distretto maxillofasciale e una capacità di chirurgia orale importante. Richiede però anche un odontoiatra bravo nella protesi. Richiede poi di controllare questi casi un paio di volte l'anno ed eventualmente, se ci fosse qualche problema, di intervenire tempestivamente. Tutto questo è un team molto sofisticato che lavora insieme. Però se facciamo in questo modo, i risultati ci sono, sono affidabili e questi miei pazienti, ormai amici, perché poi vedendoli 2 volte l'anno a 10 anni ormai siamo diventati amici, sono la testimonianza fisica di tutto questo. Ecco, l'importanza anche di essere vicini al paziente, no? Tante volte si parla di un turismo dentale dove si va lontano e poi molti... Il problema del turismo dentale, noi abbiamo tanti pazienti che tornano un po' demoliti. Il problema del turismo dentale è che loro non rispondono legalmente di quello che fanno, perché se un paziente italiano non è contento, chiede al dentista di intervenire o gli fa causa. Questi paesi esteri, la causa eventuale civile dovrebbe essere nella lingua locale, nella capitale locale, quindi in pratica con odontoiatri con la licenza di uccidere. Quindi fanno senza problemi, a volte vanno molto bene, a volte molto male, in entrambi i casi io vedo chiaramente i pazienti in cui vanno male le cose, ne vedo tanti, e in cui dobbiamo reintervenire con fatica, perché abbiamo situazioni critiche. E allora io dico sempre, mi scusi, ma lei avrebbe comprato una macchina usata di 5 anni da uno sconosciuto a Zagabria? No, si è fatto fare un lavoro in questo modo. Perché pensano che i prezzi siano più bassi, in realtà ci hanno raccontato che poi non è neppure così. No, sono prezzi civetta, poi in realtà alla fine aggiungi qua, aggiungi là, fino a sono confrontabili. E soprattutto non c'è poi la possibilità di un controllo continuo. Quindi questo è un po' il problema. E questo è essenziale, perché dopo fatto l'intervento, la volontà di risentire, di telefonare, di essere molto vicini al paziente. Pensi che noi abbiamo tanti pazienti albanesi e rumeni che lavorano in Italia, che ormai sono tantissimi tra noi, che il lavoro lo fanno da noi. Quindi è la testimonianza che certe cose vanno fatte vicino dove si vive. Allora, noi parliamo di impianti zigomatici, parliamo di All-on-4, parliamo di carico immediato. Ci sono persone però che forse tutto questo non se lo possono concedere per i vari motivi? Non è una questione soltanto economica. Noi dobbiamo ascoltare il paziente e dobbiamo capire qual è il desiderio del paziente e poi ci muoviamo intorno a questo. La mia generazione pensa che non ci siano alternative a una dentatura fissa, quindi io personalmente farei di tutto per avere comunque una dentatura fissa. Ma ci sono pazienti che invece sono molto sereni con una protesi immobile e anche di fronte alla possibilità di farli fissi, anche di fronte a un percorso economico, operativo che possono permettersi, preferiscono fare una cosa più serena, che hanno visto magari ai loro genitori, che vivono serenamente. Noi non abbiamo il diritto di insegnare ai nostri pazienti qual è la soluzione migliore. Noi dobbiamo ascoltare e accontentare i nostri pazienti. Allora, chi ha più esigenze, il signore o la signora di solito? Allora, sono esigenze diverse. In genere la signora ha un'esigenza di essere molto bella, molto a proprio agio. Magari gli fa piacere anche fare qualche controllo in più. I pazienti maschi di solito hanno più l'esigenza del tempo,
dottore, io... Accorciamo i tempi, poco tempo. Però sono, poi alla fine sono tutti molto contenti. Certo, e questo lo sentiamo dalle interviste, dalle chiacchierate che facciamo con i pazienti. Sono quasi esterrefatti a volte, perché hanno girato mezza Italia e si sono sentiti dire: no, guardi, lei non può mettere impianti, non li può mettere. Sì, questa è una situazione abbastanza tipica per noi. Noi riusciamo a fare cose che i colleghi giustamente non sanno, perché non ne hanno le competenze. Quindi è meglio un collega che non fa qualcosa che non sa fare che il classico maneggione che fa cose che non sa fare, dove poi dopo dobbiamo curare i disastri. E poi ogni paziente è un caso a sé, come lei a volte ci ha detto, un vestito su misura, sì. Non c'è un caso uguale all'altro. Sì, anche il numero di impianti che noi mettiamo non è sempre lo stesso. È vero, a volte anche nella parte inferiore 5, nella parte superiore zigomatici e pterigoidei, sì. Come lei lo decide? Beh, è tutto legato agli schemi biomeccanici che ho in mente nel momento che opero e naturalmente alla situazione anatomica. Quindi noi dobbiamo trovare un compromesso fra l'anatomia e il risultato estetico funzionale, trovare il percorso ideale che faccia andare bene sia il fabbisogno estetico protesico che la realtà dell'anatomia della mandibola e della mascella. Allora, l'importanza delle visite di controllo anche post-intervento, no? È importante due volte l'anno controllare. Io ho tanti pazienti che vengono dal sud e vengono dal nord, oltre a quelli locali, e a tutti loro, anche quelli che non possono venire con facilità, almeno una volta l'anno li voglio vedere, controllare, facciamo una radiografia, sono lavori importanti. E adesso le faccio sentire qualche battuta della nostra amica di Arezzo, Natalia, perché è un bel ricordo e lei è felicissima a distanza di tanti tanti anni. Tu da quant'è che risorridi? Sono circa 10 anni che sto non bene di più. Io veni da te nel 2014, sì. Facemmo la prima chiacchierata, eri di una felicità immensa. È vero, è vero. Avevi vissuto veramente una situazione drammatica. Esatto. Non volevi le protesi mobili? No, assolutamente no. Tutti però ti avevano risposto che non c'era niente da fare. Poi ho trovato il salvatore della patria. E quindi impianti zigomatici. Sì. E dopo gli impianti zigomatici, nel 2014, tu l'anno scorso, nel 2022, sì, hai messo anche l'olonforo inferiore. Sì. Chiaramente sempre dal tuo salvatore, che si chiama? Cesare Paoleschi. Cosa diresti a Cesare oggi che ti ha... Io ci scherzo abbastanza con lui. Raccontami. Mi dice sempre che sono una miracolata, che ogni volta che mi vede viene là, mi abbraccia. Oramai è entrato... In famiglia. In famiglia, sì. Sai, anche lui dal 2014 adesso è cresciuto molto sotto l'aspetto della conoscenza, perché molte persone come te, anche per la tua intervista, la prima, una delle prime, si sono rese conto che lui gli zigomatici li sa mettere, che la soluzione la dà. Certo. E allora ha scritto anche un libro, insegna nelle università, pensa tutta la sfera dello zigomatico per trovare soluzione. E la soluzione qual è? Uno quando sorride, sorride bene, insomma, mangia bene. Tu eri dimagrita tanto, mi ricordo, sì, mi dicesti. 11 kg in 3 mesi. Perché non mangiavi più? No. E se ci ripensi ti viene da piangere. È vero. Eh? È vero. Perché ti commuovi, perché ricordi che stavi malissimo, che tutti gli esperti che tu avevi cercato ti avevano risposto che non c'era niente da fare. Ma poi alle protesi che ti avevano proposto, tu ci avevi provato, ma... Non ci stavano, assolutamente. Gli impianti che ti avevano messo per ben 2 volte cadevano. Dopo 5-6 mesi cominciavano e cadevano. E te l'hai preso un po' di depressione, dai. Natalia, e poi Cesare. Ho trovato lui. Si è andata a Viareggio, come vanno tutti. Prima Firenze. Prima Firenze. Prima Firenze, che tantissime volte. Poi l'intervento fatto a Viareggio. 2 ore e mezza di intervento, anestesia totale, però dopo sono rinata. Carina, no? Se la ricorda bene? Guardi, per noi, per me e per tutto il mio staff è un grande piacere, un grande onore
poter avere questo feedback dai nostri pazienti. Grazie dottore, grazie del suo tempo. Grazie a voi.